Buongiorno a tutti, namaste. Questo è un video in relazione al corona, Ayurveda, astrologia vedica, Dinacharya. Oggi non parlerò di respirazioni, non parlerò di yoga, però di regime di vita. Dinacharya in Ayurveda significa regime di vita, come noi confrontarci a quello che sta succedendo con il corona. Utilizzerò delle parole chiavi di Ayurveda. E probabilmente un po' più in avanti in questo video parlerò anche dell'astrologia e della relazione dei tre pianeti che sono coinvolti, anche quattro pianeti che sono coinvolti: Saturno, Rahu, Ketu e Giove. Quindi ho fatto un cartello che voglio condividere con voi adesso. 10 punti. Il primo, dieta. La dieta. In Ayurveda abbiamo i Pancha Mahabhuta, sono i cinque elementi, e abbiamo il sistema del Tridosha, Vata, Pitta, Kapha, è il sistema del Triguna. Vata, Pitta, Kapha sono tutti e tre in relazione con i cinque elementi. No? Cos'è un'influenza? Dove prende? Ai polmoni. È un freddo che entra nel corpo, quindi è in relazione con Kapha e anche Vata, perché Kapha e Vata sono freddi. Quindi la dieta, i cibi da evitare sono i prodotti lattici e lo yogurt, perché lo yogurt intasa i polmoni. I zuccheri, perché i virus adorano i zuccheri. Quindi dove troviamo i zuccheri? Troviamo i zuccheri nell'alcol, nei dolci, quindi evitare i zuccheri completamente. Utilizzare miele o pollen, molto meglio. Evitare il tabacco, ovviamente, perché prende a livello di respirazione. E la carne. Eh sì, la carne. Saturno, pianeta della vecchiaia, della morte, karma negativo, mangiare cadaveri. Questo lo spiegherò un po' più in avanti. È consigliato fare un digiuno, un giorno, 2 giorni, una volta alla settimana, per rinforzare il sistema immunitario. Perché non dobbiamo mangiare, mangiare, mangiare. Cosa succede? Il fuoco digestivo, Agni, aiuta a trasformare il cibo in alimento, in vitamine, in proteine, tutte queste cose. Se noi mangiamo in continuazione, se ci attacca un virus, come facciamo? Se dobbiamo digerire? Immaginate che, analogicamente parlando, abbiamo dei guerrieri dentro di noi, sono quelli che ci proteggono per difenderci dall'esterno, dal nemico. Immagina se questi mangiano, 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 si siedono, fanno la siesta e dicono: ah, non mi posso alzare, ho mangiato troppo, non sto bene. È inutile, dobbiamo trovare dei guerrieri dentro di noi, un sistema di difesa allerta, pronto, con una dieta principale di alimenti come il riso nero, il riso integrale. Non voglio entrare nell'alimentazione, ognuno sa quello che deve fare, però il pollen, che ce l'ho qua, il zenzero è molto utile per rinforzare il sistema immunitario e il calore interno. Il pepe espande, ha la proprietà in Ayurveda di espandere qualsiasi cosa che noi mangiamo, ci mettiamo sempre un po' di pepe per espandere. Questa è l'idea. La curcuma, la lima, il limone verde, molto utile. Eccolo qua, l'aglio, adesso si può mangiare tanto di aglio, tanto di aglio. Vorrei consigliare anche un ricostituente che si chiama Chavana Prash, che è scritto qua, che si può trovare forse su internet. In Hiragana è una tisana
che ha tantissime proprietà, tantissime piante, erbe, spezie dentro, che aiuta il sistema a disintossicarsi, quindi a rinforzarsi. Questa Niradhara si trova, adesso lo scriverò, presso la scuola Joypinath in Italia del mio maestro. Quindi potete acquistare lì questa Niradhara. Il secondo punto, voglio arrivare all'esercizio, lo yoga. Ballare, muovere il corpo, sudare se potete. Il Tai Chi, cioè il movimento cosciente. E poi c'è anche la terapia del sole, ricevere quelle vitamine del sole che aumentano il nostro sistema immunitario. Osservare, guardare il sole di mattina presto o di pomeriggio, mai a mezzogiorno. Guardare un po' il sole con gli occhi aperti non fa male, non fa male. Dobbiamo soltanto non esagerare e abituarsi a guardare il sole. Il prana del sole è lo stesso prana, energia vitale, che nutre la terra, che fa crescere le piante, che fa crescere la frutta. Ci possiamo nutrire anche ogni giorno di un po' di sole, guardando, ma anche prendere il sole fa bene. Il pensiero, portato verso la comprensione, l'accettazione. Ci sono delle parole che non voglio utilizzare ora. Più in avanti, con il tema di astrologia vedica, utilizzerò parole un po' più dirette. Quindi questa è la prima fase e la prima parte del video che tutti possono ascoltare. Poi la seconda parte, chi vuole ascolta, chi non vuole chiude il video. Il comportamento. Come comportarsi? Ho scritto non criticare, non lamentarsi, non promuovere la negatività, non promuovere la paura. Cosa produce la paura? Isteria, panico, ansia, tutti questi tre portano alla malattia. Se il virus è una malattia, è un'entità esterna a noi che viene, noi ci ammaliamo per la paura, per l'ansia e per la preoccupazione e per l'isteria. Quindi cerchiamo di mantenere veramente il centro, per quello che nei video che voglio scrivere qua sotto ho fatto dei video prima di respirazioni che potete utilizzare per calmare la mente e riprendere la fiducia o mantenere la fiducia. Il riposo fisico, mentale, emozionale. Fisico, dallo stress. Lo stress non aiuta. Shavasana è una postura di yoga molto molto utile per ridurre lo stress fisico. Mentale, la paura, ridurre la paura. Emozionale, l'ansia, come ho detto prima. Questi tre fattori sono molto negativi al nostro sistema immunitario di protezione. La mente. Come occupare la mente? Leggere i libri spirituali di saggezza. Ho scritto Yoga Sutras di Patanjali per quelli che conoscono lo yoga. Rivedere tutti i Yoga Sutras, Yama, Inyama, oppure la Bhagavad Gita, un libro fantastico dell'India, delle scritture dell'India e di Krishna, oppure qualsiasi lettura che porti alla persona una pace, una tranquillità, un approccio verso Dio, perché l'ultimo ho scritto lo spirito come tenerlo vivo, come tenere lo spirito attraverso la preghiera. Forse è ora di ritornare alla preghiera. Abbiamo dimenticato tante cose, siamo andati in una direzione un po' sbagliata negli ultimi centinaia di anni e
tutto quello che sta succedendo adesso ha un motivo. L'astrologia spiega chiaramente periodi come il post-guerra 1918 con l'influenza spagnola. Il gioco astrale che si trovava nel cielo in quel momento è lo stesso che abbiamo oggi, soprattutto a fine 2019. Non è una coincidenza, sono segnali importanti per l'umanità. Chi è incredulo all'astrologia, chi non crede, come già detto e ripetuto, non ascoltate la seconda parte di questo video, rimaniamo qua. Eccoci, questa è la seconda parte di questo video e vorrei direttamente iniziare con la spiegazione basica dei 9 pianeti dell'astrologia vedica. Abbiamo il Sole, la Luna, Marte, Venus, Giove, Saturno e Mercurio. Questi sono 7 e abbiamo Rahu, la testa del drago, e Ketu, il corpo del drago, senza testa. Nell'astrologia occidentale lui rappresenta il nodo nord della Luna e questo è il nodo sud della Luna, se ci sono astrologhi occidentali. In India, nell'astrologia vedica, questi due pianeti formavano uno, un serpente. Gli è stata tagliata la testa, quindi adesso sono Rahu da una parte e Ketu. Questi due pianeti si muovono nella carta astrale sempre vedendosi a distanza, a 180 gradi. Non staranno mai assieme qua nella carta astrale, stanno sempre in opposizione. Rahu governa le ossessioni, tutte le ossessioni che abbiamo, le ossessioni, le tentazioni, la provocazione, il gioco di azzardo, la prostituzione, la droga, l'alcol, la perdizione. Mentre che questo governa anche le droghe, che sono diverse da queste, e Ketu governa l'illusione, il mondo di fantasia. Il mondo che creiamo sempre nel futuro, nella proiezione. Non voglio fare una spiegazione dei pianeti oggi, voglio soltanto mostrare questi due pianeti. Ketu governa Moksha. Moksha è la liberazione, il distacco. È come un saggio che si ritira nella grotta per meditare, in un ashram, in una comunità. Si distacca dal materialismo, mentre che lui è avarizia, è puro materialismo. Quindi sono due entità che ne formano una. Assieme sono portatori di virus. Ogni pianeta porta certe malattie. Loro portano virus. L'influenza spagnola è iniziata questa pandemia nell'ottobre 1918. Sono tornato indietro di 7-8 mesi per cercare la data dove Rahu e Ketu sono arrivati nella costellazione di Ardra. Ketu sta nel numero 3 che è Gemelli, Rahu sta nel segno del zodiaco del Sagittario. Come si vede qua, Ketu in Gemelli nella costellazione di Ardra. Poi spiego cos'è Ardra. Oggi, 7 mesi fa, quando Rahu e Ketu stavano anche loro in Gemelli e in Sagittario, però in opposizione, opposti a questa. Cioè, vuol dire che Rahu sta in Sagittario e adesso
Oggi è Ketu che sta in Sagittario e Rahu in Gemelli e Ketu che sta in Gemelli. Si sono invertiti. Non c'entra niente, non importa che siano invertiti, perché loro si manifestano come una entità, una sola e unica entità. Il loro messaggio è altamente karmico e di caos, trasformazione. Perché? Perché stanno nella costellazione di Ardra, che è governata da Rudra, il dio del fuoco e delle tempeste in India. Adesso rifaccio tutto, cancello e ci vediamo tra poco. Per capire chi sono questi pianeti, Rahu e Ketu, Google, e troverai una bella spiegazione. Di questi due pianeti malefici. Ora vorrei parlare di Ardra, Nakshatra. Nakshatra in astrologia vedica vuol dire costellazione. Il sistema vedico guarda oltre, non soltanto i 12 Toro, Bilancia, Capricornio, oltre. Oltre ci sono 27 costellazioni. Una di loro, Ardra, che è governata da Rudra, che è il dio della distruzione, il dio della trasformazione, il dio del caos, delle piogge e delle tempeste. È anche in relazione con Shiva. Rudra, trasformazione, distruzione, che porta progresso. Questa è l'idea, eh? Ogni volta che si trasforma qualcosa, per il meglio. Il diluvio, il caos. In questo momento c'è il forte richiamo di fermarsi. Infatti, come si sta vedendo, in tanti paesi devono rimanere a casa. E cosa si fa a casa? Si riflette. Tre domande dell'induismo: da dove vengo, dove vado e chi sono. Da dove vengo? Si può rispondere in tanti modi, anche prendendo in giro qualcuno. Sì, io vengo dal pianeta e la costellazione quella, e forse anche vero. Dove vado? Da dove vengo? Dal ventre di mia madre. Dove vado e chi lo sa? Chi sono? Io sono Paolo, Roberto, Giacomo, Ilaria, e faccio qui, faccio là, ci identifichiamo. Okay? Queste cose si può rispondere facilmente. La domanda è perché? Perché siamo qua realmente? Questo momento ci può suggerire un pensiero a domandarci. Cosa realmente stiamo facendo qua in questa vita? Questo periodo aiuta a diventare più creativi, a venire fuori dalla nostra zona di comfort e trovare, come diceva Einstein, le crisi fanno bene perché le persone diventano creative. Questo periodo non rimanere troppo nella testa, perché il fuoco di Rudra, le tempeste ci possono portare a rimuginare, rimuginare, rimuginare. Per quello ho scritto yoga, danza, creare, entusiasmo, tornare all'entusiasmo, all'innocenza del bambino che vive dentro di noi. E respirare, respirare, per quello ho fatto questi due primi video che voglio scrivere qua sotto e ne voglio fare altri due per aiutarci in questo momento a respirare, perché respirare, come già detto, ci mantiene il centro. Quindi questa costellazione di Ardra, governata dal dio Rudra, è anche in relazione con Shiva, il dio dell'India. Shiva, Shiva
è un yogi, era un yogi, è un yogi e sarà un yogi. Ma è importante non portare tutta l'attenzione verso se stessi. C'è anche Saturno che è coinvolto, e Saturno è il pianeta del servizio, disinteressato, del karma yoga. Questo ne vorrei parlare un po' più in avanti. È importante mantenere il sistema nervoso equilibrato. C'è una postura di yoga che si chiama Shavasana, che è buonissima per il sistema parasimpatico. Un'altra cosa molto importante, siccome Rudra porta il diluvio, la pioggia, piangere fa benissimo, ridere fa bene, ma piangere fa anche benissimo. Tirar fuori quell'angoscia, quell'ansia che abbiamo dentro, permettersi di sfogarsi attraverso il pianto, essere vulnerabile, abbandonarsi, imparare anche o rimparare a piangere. Il distacco del io identificazione con me stesso, io sono io questo, questo, io. Distacco dalla materia, dalla propria importanza, dalla propria serietà di uno stesso. Tutti questi sono messaggi che stanno arrivando a livello positivo, no? Perché se Rahu e Ketu vengono in questa costellazione per creare il diluvio, per creare un virus, per farci riflettere, per farci capire che dobbiamo smettere di distruggere il pianeta, gli oceani, le foreste, il mondo animale, se continuiamo a mangiare carne, non troveremo libertà, perché non possiamo pretendere di essere liberi se uccidiamo per mangiare questi animali. È molto importante questo. Adesso vedo come proseguire questo video, oppure lo fermo. Un saluto, oppure continuo.